tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo qua per il nostro mio video sul ISU 152. Più o meno 2 settimane che ce l'ho qua in collezione, ma oggi mi sono deciso di fare il video. Quindi niente ragazzi, è un ISU 152 di Zvezda. Come possiamo vedere qua ci sono fatto questa modifica rispetto al ISU 152 di World of Tanks. Mi era piaciuto veramente tanto come era fatto e quindi ho tolto questa parte. Invece questa parte soltanto la parte di questa parte davanti, invece tutto soltanto la parte davanti. Mi piace veramente tanto anche questa. Poi che dezoomiamo e se no qua ci ho fatto tutte le imperfezioni del metallo che a me piacciono veramente tanto. Come possiamo vedere, cioè, ragazzi, devo dire che sono veramente soddisfatto per questo modellino. Qua c'è addirittura un buco, non ho ancora deciso da cosa. C'è veramente tanto. Qua dietro c'è la corda. La cosa è qua, in questo modo non c'è il gap fra questa parte e questa parte, che di solito l'INS c'era, non l'ho fatto vedere in realtà. Qua non ci dobbiamo mettere i cingoli perché è una mia versione personalizzata. Qui ho fatto di nuovo la spugnetta. Vedi ragazzi che su qualunque modellino funziona bene la spugnetta. Qua c'è un carrista. Qua c'è la mitra di AKS, volevo mettere in posa più dinamica, però sbaglio che appizzare la cosa. Numero 204 non c'è, ragazzi, soltanto il numero 7. Qui ho deciso di mettere il 204, mi piace di più. Questo è molto. C'è, ragazzi, mi piace. L'ho detto 8 volte, mentre sono rimasto molto soddisfatto di questo modellino. Come al DS ho fatto questa cosa. Ovviamente qua si vede di più, mi piace anche di più perché vedete, ragazzi, tutto. L'armetta arrugginita con fuori il fumo che tipo esce tutto sporco. Mi piace parecchio questo effetto. Con dietro queste 2 botole che sono messe dentro su. Mi piace perché soprattutto ragazzi la DKS mi piace un sacco. Sinceramente potete vedere anche il wash che ho fatto sulla canna. Poi qua c'è il cannone, cioè, con 2 mm, bellissimo. Cioè è probabilmente fra i cannoni più belli che i miei preferiti. Questo qua, cioè, con 2 mm sovietico. Cioè guardate che bestia letteralmente. Niente ragazzi, ho già fatto vedere quasi tutto. Ci ho già fatto vedere il modellino. Stessa cosa ho fatto dall'altro lato, però anche qua, con tutto il metallo sfalsato, tutto rovinato. Però da questo lato l'ho voluto fare accentuare di più. Quindi le marmitte per vedere i serbatoi hanno queste cose, tipo di cose, perché ho visto ragazzi, probabilmente ho preso anche un pochettino dal modello di War Thunder, che mi piaceva veramente tanto. Quindi niente, ciao ragazzi.